Bella a tutti ragazzi, oggi è Iflex che vi parla e siamo tornati nel Let's Play di Minecraft e siamo arrivati al 19esimo episodio. Come al solito c'ho sempre l'altra crafting, perché non lo so. Creazione classica, ecco, come al solito. Quindi ci andiamo a craftare l'elmetto perché andremo nella giungla alla ricerca del tempio della giungla, che è bellissimo. Quindi intanto siamo anche in crisi di ferro. Che schifo che c'ha pure l'elmetto il nostro bomberista. Aspettate un attimo, mi prendo pure il carbone. Ne prendo 7, tanto poi in miniera ci prendiamo pure l'altro. Quindi siamo pronti per andare a dormire, siamo pronti. Quindi andiamo a dormire e poi si va veramente nella giungla a spaccare anche là nel tempio della giungla. Mi pare c'ho nelle trappole. Ci sono entrato solamente una volta, ma da tanto tempo che non ci entro in un tempio. Potrebbe avere qualche anno e mezzo, 2 anni. Assai. Qui c'è il bellissimo. Mi piace tanto. Qui intanto è cresciuto pure l'albero. Mi piace troppo. Quindi addentriamoci in questa giungla enorme. Ecco, da là fino a là sotto. Quindi per forza ci deve essere il tempio della giungla, perché sennò mi arrabbio. Come minimo. No, ho dimenticato la cosa, la tosatrice, la... Oh, ecco che sono uscito dalla mia bellissima casa con la tosatrice. Già fame, sto morto di fame. Mamma mia, quanto mangi. Mi dite sotto nei commenti perché non mi crescono le zucche, per favore. Perché non lo so, c'è anche il contorno, perché lì dovrebbe crescere la zucca sul legno. Però non so il perché non mi cresce, perché boh, vabbè. Qui non posso salire. Aspettate, ora faccio così. Ah, finalmente siamo dentro la giungla. Mi piace tantissimo questo bioma. A parte è un po' scomodo camminare, però solo per questo. Allora, guarda, è bellissimo. Se trovo qualche grotta ve la faccio anche vedere, perché è stupendo. Intanto prendiamo questo qua. Ecco, preso. Qui c'è altro. Madonna, mi devo fare salire. Poi distruggiamo questo albero. Va bene, buono. Voglio prendere questa qua, perché c'è quella normale, si può prendere tranquillamente. Questa qua arriva una foglia diversa ed è più bella, mi piace. Ecco, ce n'ho 21 voglia. Quindi vediamo se trovo qualche miniera oppure dei meloni, che sono anche buoni quelli. Quindi prendo anche quest'altro cacao. Qui già finisce, quindi addentriamoci meglio all'interno della giungla bellissima. Ah, qui c'è la voglia. Tutto mio. Ecco, ora mi sono infossato. Ecco, sono riuscito. Oh, che gran salto. Aiuto. Qui c'è bello cacao. Oh mamma, 2 pozze di lava. E qui degli alberi morti con dei tronchi volanti, perché giustamente la fisica in questo gioco non è mai esistita e non esisterà mai. E non so il perché. Questo lo prendo anche perché mi piace. Quindi, forza, una miniera. Dai, non mi dire che non c'è una miniera in tutta questa giungla, perché io smatto. Poi dobbiamo trovare anche il nostro tempio della giungla. Ma non c'è neanche un melone. Che schifo di spedizione è. Già fame, madonna quanto mangi, ciccione. Mamma mia. Quindi forse una bella miniera. Tanto non ci entro, solo per farvi vedere il design. Madonna che italiano che ho parlato. Non mi piace per l'italiano che ho parlato. Ma non ce n'è miniera, è impossibile. Ecco, già ad esempio, guardiamo qua, guardate che bello. Guardate, ecco, immaginate tu entri dentro quel tunnel con tutte queste cose, queste cose, proprio stupendo, bellissimo.
Ecco, qui forse c'è una miniera. Fammi scendere. No, non c'è la miniera. No, è finita la giungla. No, giusto appunto. Usciamo dalla giungla e troviamo la miniera. Oh, ma vi spacco la famiglia. Ma c'è assurdo. Come vi permettete a farmi questo questo affronto? Forza. Oh, i meloni. Finalmente si fanno vedere anche loro. Ecco, buoni. Anche se danno poco, poco cibo, sono buoni comunque. A chi non gli piacciono i meloni? Qui giustamente già siamo fuori. Ecco perché già il co... No, ecco, guarda. Guardate che bello. Ecco, vedete, tutto su questo stile. Solo che siamo già fuori dalla giungla, quindi cambia il colore delle liane. Ecco, qui forse. Ecco, guardate che bello. Guardate, bellissimo. Ecco, guardate che bello. Sono bellissime queste. Questo nano, aiuto! Il nanetto! Sì, brutto! Fatemi dare subito un'occhiata, ora esco. Forza. A me sa che è chiusa pure, ecco infatti. Tanto per illuminare la zona, perché così è più tutto più bello. Ora mi sento soddisfatto di illuminare. Ho trovato anche del ferro, ecco, involontariamente. Ecco, guardate, comunque mi piacciono tantissimo queste grotte così. Quindi abbiamo trovato i meloni, le grotte, come si chiama, il cacao. Quindi non ci mi manca solamente di farvi vedere il tempio della giungla e di salire su un albero enorme, gigantesco, perché ci sta tantissimo. Fammi salire. Ecco. Guardate che bellissimo panorama, stupendo. E di qua un pochino più brutto, però di qua bello. Bello, bello, mi piace. Voglio fare parkour fra gli alberi. Guardate come mi ammazzo e muoio. E poi il titolo sarà La seconda morte di iFlakes. Dopo 10, no, dopo 15 episodi circa muore iFlakes. Però siccome cade nell'acqua non muore. Ecco, prendiamo quest'altro cacao. Siamo a 18, ormai arriviamo a 21. Ecco, a posto. Quindi raga, ora faccio un piccolo taglio, vedo di trovare il tempio della giungla, sempre se c'è. E quindi se c'è il tempio della giungla ci vediamo direttamente il tempio della giungla. Se non c'è il tempio della giungla ci troviamo all'uscita della giungla. Eccomi qui raga, che ho trovato la fortezza della giungla, meglio il tempio della giungla, non so fatta come si chiama. Ti spacco la faccia col piccone. Quindi ci sono delle ossa che non le voglio. Eccolo qui il nostro tempio della giungla. Poi giusto appunto si mette anche a piovere. Qua sorella mignotta. Qui ci sono anche tantissimi bellissimi meloni. Oh, ma che cavolo vuoi? Mamma mia. Ecco un creeper. Ehi, vieni creeper, vieni qua, ti faccio esplodere. Boom, bravo. Quindi intanto mangio. Ma esce il mondo da là dentro, ragni, scheletri, zombie. Io entro e aiuto. Due creeper, madonna. Ho fatto esplodere anche il tempio della giungla. E va bene, non ci fa niente. Quindi scendiamo da queste scale. Oh, mi avete rotto. Ecco, illumino tutto. Aia. Ma aiuto, no, 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 il creeper.
Ma che scassamento! Un altro. Ma ci sono degli spawner. Ecco, ho distrutto tutto. Ecco, mi nascondo. Ecco, morto. Qui ho distrutto pure il meccanismo di Spencer. Ecco, giusto appunto ha fatto un buco preciso. Ma la nuova creeper handicappato. Qui c'è tipo una sequenza. Che cavolo è? Come si apre? Oh, buongiorno, un creeper. Se mi butto. Dio santissimo! Madonna! Uolo, un pistone, schifi. Madonna! Aspetta. Oh, siamo arrivati a qualche 26 livelli già. Qui non spawna più niente, meno male. Ma ci saranno cose di spawner? No. Come fanno a spawnare tutti questi mob? Boh, va benissimo. Quindi qui questa me la riprendo io. Ah, qui c'era un altro dropper. Vabbè, questo non ci saranno più frecce comunque. Buongiorno. Aia, figlio di tua madre. Oh, quindi mangia il pane. Non pensavo sinceramente era così complicato questo tempio della giungla. Qui c'è quest'altra cassa che la rompo così me la porta a casa. Così prendo anche il bellissimo oro. Vabbè dai, bello, quindi vabbè illumino, sennò poi non vedete niente. Vabbè dai, è stata una bella esperienza. Anche questa sarà una bella esperienza, tornare a casa con il buio. Bello, proprio bellissima esperienza. Quindi ho distrutto un tempio della giungla. Mi dispiace per chi l'ha costruito, perché io in 2 secondi l'ho distrutto. Ah, no, non l'ho distrutto io, perché mi sto prendendo le colpe? È stato il creeper. Vale più che il giusto. Buongiorno. Boom. Allora, voglio vedere se trovo qualche altra fortezza, qualche altro tempio, per meglio dire. Chi lo sa che c'è qualche altro tempio? Boh, qui c'è un creeper. Boh, ma non c'è più niente. Vabbè, penso di sì, va, perché alla fine il tempio l'ho trovato. È stata anche una bella esperienza, quella del tempio, che l'ho fatto esplodere in 200 milioni di pezzi. Mi dispiace veramente un pochino, perché lo volevo avere tipo bello intatto. Mi volevo fare lì qualche piccolo rifugio. Non so, volevo fare qualche belle, tante belle cose, ecco. Quindi mangio il pane, perché aspetta quanto mangio. Ecco. Vabbè raga, cerco di tornare a casa, se me lo ricordo la strada. Poi con questo buio. Vabbè, comunque se muoio vi faccio vedere, giustamente. Quindi raga, faccio questo piccolo taglio e ci rivediamo tra poco. Ecco che sono uscito dalla giungla dopo tantissimo tempo. Infatti sta facendo buio, cioè vi ho lasciato che era notte e ho ripreso che sta facendo buio. Quindi immaginatevi quanto tempo ci sono stato, perché il mio senso dell'orientamento è pari a meno zero. Quindi ora faccio un piccolo taglio proprio piccolissimo per posare tutti i materiali e ci vediamo tra poco. Oh, ecco che ho posato un po' tutto, quindi ora devo buttare queste schifezze.
butto qua sotto, perché se no non ho spazio nelle chest. Mamma mia, sotto non li metto perché là ci vanno tutti i materiali della miniera. Quindi ora devo posare i materiali col legno, perché giustamente faccio sempre le cose al contrario. Cioè praticamente ho posato l'oro e poi ho giustamente il legno non lo poso perché salgo sopra, perché giustamente sono stupido. Quindi ora ho posato quest'altro carbone, non mi è servito. Dopo a posto. Quindi avevo in mente un'altra cosa per questo episodio. Allora, ecco qui che prendo questi libri, che però non è il lapis, quindi devo risalire. Bello, ecco qui l'erba si è propagata tutta, quindi questa la metto lì. Ditemi sotto nei commenti cosa volete nel prossimo episodio. Ditemi soprattutto se devo andare in miniera oppure faccio un episodio di costruzione. Questo dipende tutto da voi. Quindi mi raccomando, state attivi con i commenti. Si è sbagliato pure stanza. Forza, iniziamo gli incantamenti. Perché il libro me lo metti qua? Ecco. Efficienza 1, potenza 1, protezione 1, quindi efficienza facciamo da qualche altra cosa. Ma vatti a sparare, cretino. Flagello di asteroidi. Che cavolo è? Acutezza 1, il flagello. Ma non mi scassate il flagello, va. Quindi faccio un altro. Protezione, affinità con l'acqua. Che cavolo è? Acutezza, già ce l'ho, quindi protezione. Solo protezione 1. Perché, boh. Beh, questi me li prendo. Ho sprecato un macello di livelli di esperienza, perché solo io posso fare queste cavolate. Quindi questo libro cos'è? Boh, mi pare che era acutezza 1. Quindi efficienza, protezione. Le useremo tutti e tre i libri. Quindi andiamo subito alle nostre incudine. Prendiamo la nostra spada bellissimissima. Facciamo 1. Dove? Efficienza no, acutezza. Ecco, acutezza. Oh, aspetta, ho sbagliato. Ecco. Il danno arriva ad 8,3. Poi mettiamogli pure un'efficienza 1 a questo piccone. Bello. Lo stiamo spaccando tutto. Poi mi levo il mio corpetto per mettere un protezione 1. Ecco fatto. Quindi, ma forse nel prossimo episodio andrò in miniera alla ricerca di diamanti, perché mi servono sia per riparare il corpetto, poi mi devo fare ancora l'elmetto, c'ho un macello di cose da fare. Quindi vado a posare il lapis. Ecco fatto. Quindi questo episodio va anche a terminare, così abbiamo sprecato un macello di livelli di esperienza. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Da iFlex è tutto, bello.